Ragazzi, un salutissimo a tutti voi, benvenuti in questo nuovo video domenicale. Allora, questo sarà un video nulla di chissà che però potrebbe tornare utile ad alcuni di voi, se non a molti. In questo video vi farò vedere come utilizzare il vostro smartphone come fotocamera esterna al vostro computer in caso non aveste una. Quindi, ragazzi, prendete il vostro smartphone e subito dopo la sigla vi dirò come fare. Quindi, sigla. Allora, ragazzi, devo dire che questa cosa la sfrutto molto anche io, quindi sfrutto il mio smartphone come fotocamera esterna al mio nuovo computer che avete visto nel video precedente, perché alcune volte mi ritrovo tipo in videochiamata Zoom e, dato che non ho una fotocamera, devo sfruttare il mio smartphone come fotocamera esterna al computer. Ma detto questo, vediamo un attimino come fare e qual è l'applicazione. Dico subito che l'applicazione in questione si chiama Droid Cam ed è disponibile sia per Android sia per iOS. Esiste anche una versione a pagamento chiamata Droid Cam X che sblocca alcune funzionalità, ma a questo ci arriveremo dopo. Quindi la prima cosa da fare è installare Droid Cam sul vostro dispositivo Android iOS, avviarla, e nella prima pagina ci mostra tutte le varie informazioni come la connessione Wi-Fi. Un'altra funzionalità offerta da Droid Cam X che ci dà la possibilità di switchare dalla fotocamera frontale alla fotocamera posteriore e viceversa. Devo dire che è una funzionalità che ci consente di andare a migliorare ulteriormente la qualità nel caso la nostra fotocamera frontale non sia delle migliori, e quindi passare direttamente alla fotocamera posteriore e, come vi dicevo, viceversa. Allora, piccolo appunto, se volete sfruttare il vostro dispositivo come fotocamera esterna attraverso la rete Wi-Fi, sia il computer e sia il vostro dispositivo smartphone devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi, altrimenti non potete sfruttare questa connessione. Quindi, parlando di computer, dovete installare Droid Cam anche sul vostro computer perché farà da server per sfruttare le varie funzionalità. Quindi, una volta che avete scaricato Droid Cam anche sul vostro computer, dovete avviarla anche lì. Ovviamente, come detto prima, il nostro smartphone possiamo sfruttarlo non solo attraverso la connessione Wi-Fi, ma possiamo sfruttarlo anche attraverso la connessione USB. Quindi la prima cosa da fare è andare nelle impostazioni del vostro dispositivo e abilitare il debug USB, perché altrimenti non possiamo utilizzarlo. Una volta che abbiamo attivato il debug USB, prendete il cavetto del vostro dispositivo, collegatelo al computer, e nel momento in cui fate la ricerca del dispositivo dal computer attraverso Droid Cam, vi chiederà l'accesso attraverso il debug USB dal vostro dispositivo. Non dovete fare che accettare e siete subito pronti. Comparirà il nome del vostro dispositivo e basta premere start e siete subito pronti ad utilizzare il vostro dispositivo come fotocamera attraverso la connessione USB. Ovviamente, come dicevo prima, Droid Cam vanta anche di una versione a pagamento chiamata Droid Cam X che va a sbloccare molte funzionalità se connessa attraverso i vari metodi Wi-Fi USB con il vostro computer. Quindi, se siete connessi in Wi-Fi o in USB, avviando Droid Cam sul vostro dispositivo che intendete sfruttare come fotocamera esterna, fate la connessione con il vostro computer e voilà! Nella parte bassa avete accesso a tutte quelle funzionalità che prima non avevate a disposizione con la versione normale di Droid Cam. Quindi, ragazzi,
Se devo dirvi la mia, vi consiglio vivamente di acquistare Droid Cam X, sia per Android sia per iOS disponibile, vi ripeto, e potete avere accesso a tutte le funzionalità, quindi ruotare la fotocamera, visualizzare la batteria del vostro dispositivo, eseguire lo zoom e quant'altro. Quindi ragazzi, ve la consiglio vivamente, andate al vostro store di riferimento e scaricatela. Quindi ragazzi, vi ho detto, un video nulla di chissà che, ma che volevo votare già qualche domenica fa, quindi voluto provare io sta cosa, anche se già non l'ho provata in streaming su Twitch, su YouTube, e devo dire che ha funzionato veramente molto molto bene. Però se posso dirvi la mia, sfruttate la connessione via USB perché è molto più stabile rispetto alla connessione Wi-Fi. Quindi ragazzi, per quanto riguarda i link delle applicazioni, sia per i vostri dispositivi mobile e sia per il computer, trovate i link qua in basso in descrizione, quindi andate qua in basso in descrizione e trovate tutti i link. Adesso non resta altro di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se conoscevate già questa applicazione, se conoscete altre applicazioni che vi consentono, anzi che ci consentono di sfruttare il nostro dispositivo mobile come fotocamera esterna. Quindi ragazzi, ditemi la vostra e dai, aspetto i vostri commenti qua in basso nel box. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su perché ci tengo tanto. E oltre a questo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Dai ragazzi, spingete quel pulsante e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. E detto questo, sì, condividete i video, intanto solite cose, già le sapete, ma ve le ripeto lo stesso. Condividete i video perché aiutate molto il canale. E che dirvi? Iscrizione l'abbiamo detta. Commentate, attivate le notifiche. Ah, e beh sì, già lo sapete, mi trovate anche su Instagram, @MiticoSnake. Ve lo ricorda l'animazione come sempre, ma trovate sempre qua in basso in descrizione tutti i link ai miei vari social. E detto questo, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!